In questo video vi mostrerò quali sono e come ottenere i 6 cavalli unici su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e quindi iniziamo subito. In questo video c'è solamente un cavallo che non si può prendere normalmente con i metodi tradizionali, insomma, in gioco, e partiremo proprio da quello, ovvero Epona, il cavallo di Link. Infatti, come su Breath of the Wild, anche in questo caso sarà necessario avere l'amiibo. Mi sto riferendo all'amiibo di Link di Smash Bros. O all'amiibo di Link di Twilight Princess. Piccolo consiglio, se non volete acquistare gli amiibo, che sono bellissimi, io li sto iniziando a collezionare, però insomma ci vuole un po' di tempo ed è abbastanza dispendioso, potete anche acquistare le carte NFC dei corrispettivi amiibo, che costano un ventesimo rispetto agli amiibo. Infatti io con 15 euro mi sono preso un paccone del genere con tutti gli amiibo del mondo di Zelda, tra cui anche i due che vi ho appena menzionato. Se trovo qualche link ve lo lascio qua sotto nella descrizione, quindi tenetelo d'occhio se vi possono interessare. Ma come si evoca Epona? Basterà selezionare la funzione Amiibo e poi appoggiare Amiibo carta ed ecco qua il fantastico cavallo. Bene, adesso lo possiamo andare a registrare. Epona avrà forza 4, velocità 4, vigore 4. Non potrà trainare nulla però e come carattere docile. Affetto è già al massimo. Ed ecco Epona correttamente registrato e sappiate che non si potrà personalizzare. Gli potete anche fare una foto, ma purtroppo non ha una voce personalizzata nel compendio, bensì ce lo dà come cavallo normale. Il secondo cavallo che vi voglio mostrare è il cavallo bianco gigante. Per andarlo a catturare bisognerà recarsi a sud nelle terre di Firone, e nello specifico siamo vicini allo stallaggio dell'altopiano. Io utilizzerò questo sacrario. Dal sacrario arriverete facilmente allo stallaggio dell'altopiano. Se volete potete anche prendere un cavallo per fare più velocemente e farvi però tutta la strada normale. Invece io non ho preso il cavallo, ho tagliato qua per i monti. E subito dopo il ponte del Nume Equino troverete un piccolo accampamento che in realtà non ci serve, ma è soltanto per dirvi che questi due tipi qua vi diranno delle cose interessanti, tra cui anche quella del cavallo bianco gigante e non solo. Se non sbaglio parlano del fatto che non sono riusciti a prenderlo, eccetera, eccetera. Comunque il cavallo si trova in fondo a questa strada. Eccolo laggiù. Allora, prima cosa che voglio dirvi. Equipaggiate, se lo avete, un set che vi permette di muovervi più silenziosamente. Non è obbligatorio, però vi facilita leggermente le cose. Seconda cosa è che il vigore potrebbe non bastarvi. Io già vi faccio notare che sono al limite. Cioè, per riuscire ad addomesticarlo dovrò premere L velocissimamente, quindi non so se ci riuscirò subito al primo tentativo, ma ci provo. Se ne avete meno di così di vigore, non credo che riuscirete a prenderlo. Però siete sempre liberi di provare e poi eventualmente tornarci più in là. Allora, avviciniamoci. Ok. Ah, mi sta esplodendo il dito. Ok, preso. Adesso chiaramente dobbiamo andarlo a registrare. E qual è il punto più vicino? Questo, lo stallaggio dell'altopiano. Ma prima mi fermo un attimo da quei due tipi di prima. Se infatti li aggancio e gli parlo dopo che ho preso il cavallo, saranno stupiti, esterrefatti. Wow, quel cavallo non sarà mica... No, non ti stai sbagliando. Si tratta del cavallo bianco gigante che volevamo catturare. A vederlo così da vicino è davvero enorme, che dire. La verità è che non ho parole. Quel che è certo è che si tratta del risultato inaspettato di una mutazione. Deve essere stato difficile catturare e montare in groppa un cavallo del genere. Giovanotto, la tua impresa è tutt'altro che banale. Comunque, non abbiamo ancora trovato la divinità dei cavalli. Se scopri qualcosa ti sarei grato se informassi anche noi. Per quella ci ritorneremo. Però era giusto per darvi questo dialogo extra. Andiamo a registrarlo. Ovviamente nel tragitto approfittatene per accarezzarlo un pochettino ed aumentare l'affetto. Eccoci qua allo stallaggio. Allora, fermo. E registriamolo. Visto che prima parlavano di una qualche mutazione genetica, mutazione sarà il nome del mio cavallo bianco gigante. Andata. Forza 5, velocità 2, vigore traino niente, carattere selvaggio e chiaramente l'affetto adesso è ancora basso. Anche in questo caso il cavallo non si potrà personalizzare, però
avrà una voce dedicata nel compendio. Come vedete, cavallo bianco gigante. Il prossimo cavallo è il cavallo gigante. Non ha nessun altro nome, però se preferite cavallo gigante nero o cavallo gigante discendente del cavallo di Ganondorf, quello con la criniera arancione che abbiamo già visto su Breath of the Wild. E a proposito di questo, se lo avete già ottenuto su Breath of the Wild, se avete i salvataggi nella vostra Nintendo Switch, ve lo ritroverete direttamente registrato allo stallaggio. Questo vale in realtà per tutti i cavalli. E se lo avete quindi già catturato in quell'occasione lì, non sarà possibile ottenerlo nuovamente su Tears of the Kingdom, perché, insomma, per questioni di lore, ce n'è uno solo. E visto che siamo sempre ad Hyrule, beh, non lo vedrete più, ma vi faccio vedere dove lo potete catturare. Allora, ce ne andiamo qua nelle terre di Necluda, più precisamente al di sotto del centro di ricerca di Finterra, qua alla baia di Finterra, in questa posizione. Ve lo mostro. Dal centro di ricerca Finterra vi basterà semplicemente paravelarvi e arriverete in questa zona qua in men che non si dica. Una volta atterrati noterete un po' di cavalli, tra cui ci sarà anche il cavallo gigante. Lo noterete perché è più grande degli altri e perché ha la criniera arancione. Tra poco, tra l'altro, ve lo andrò a mostrare, ma qui, come vi ho detto, non c'è più perché l'ho già preso su Breath of the Wild. Anche in questo caso, come per il precedente cavallo, vale la cosa del vigore, quindi occhio. Se non riuscite ad addomesticarlo perché avete ancora troppo poco vigore, segnatelo sulla mappa e tornateci più avanti. Una volta che lo avrete addomesticato, dovrete farvi un bel po' di strada. Ci vogliono circa 7-8 minuti più o meno, perché dovrete prendere e portare qua fino a raggiungere lo stallaggio dei gemelli. Non ce n'è un altro più vicino. Quindi, beh, ripeto, 5 minuti, qualcosina in più, nel frattempo aumentate l'affetto. Vado a farvelo vedere. Ce l'ho già nella stalla. Eccolo qua il mio cavallo gigante, che in questo caso ho rinominato Phantom. Noterete che avrà le stesse identiche caratteristiche del cavallo che abbiamo preso poco fa. E quindi, forza 5, velocità 2, vigore niente, traino niente. Per vigore niente si intende che non si stanca mai in sostanza, quindi può viaggiare ad una velocità piuttosto costante. Poi la forza, beh, se andate contro i nemici li sbattete di qua e di là dove vi pare. Non può però trainare alcun carro, alcun carretto o come vi pare. Carattere selvaggio. Lo vado a ritirare e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Anche in questo caso non si potrà personalizzare come gli altri due cavalli che abbiamo visto fino a questo momento, ma potrete fargli la foto per avere una voce esclusiva nel compendio. Infatti apparirà come cavallo gigante. Per il quarto cavallo dobbiamo raggiungere il forte di guardia, perché bisognerà iniziare una missione. Il cavallo si chiama Pua, che poi dopo potete anche rinominare come vi pare. Comunque, per questa missione sarà necessario aver fatto alcuni progressi di gioco. Quindi, se ancora non la vedete, continuate a proseguire con le missioni principali. Per esempio, credo che addirittura dopo la prima regione completata, tipo il Borgo dei Rito per dire, ancora la missione non era apparsa, però non so esattamente quale sia il momento preciso che fa scattare la missione. Semplicemente venite qui, guardate, se non c'è, andate avanti e poi eventualmente tornateci. Allora, siamo qua. Qui, come noterete, ci sono dei cavalli e c'è effettivamente uno stallaggio, ma non è ancora in funzione. Dobbiamo parlare con loro. La stalla è in costruzione? Ebbene sì, dobbiamo riparare il tetto. Basterà prendere questo pezzo di legno qua e posizionarlo qua. Facile. Una volta completata la missione, se volete leggete tutti i dialoghi che io adesso qui non includerò per motivi ovvi, dobbiamo parlare nuovamente con Les. Parliamo. Pua, dove ti sei cacciato? Ed ecco che inizia la missione. Dove è finito il mio cavallo? Beh, in realtà, amico, è veramente vicinissimo. Vi basterà uscire dalla parte sud del forte di guardia e lo troverete subitissimo. Eccolo lì. Si riconosce, indovinate la cosa? Dai Pua. Non ha una voce personalizzata nel compendio, quindi se lo fotografate vi esce come cavallo normale, però, insomma, è sempre un cavallo meno comune, quindi se volete tenere la sua foto nel compendio come cavallo comune, fatelo pure. Allora, vediamo di equipaggiarci con
Il 7 silenzioso, ok, e proviamoci. Vi faccio vedere anche un altro metodo nel caso non dovessi riuscirci subito, per potergli salire in groppa, intendo. Ok, ce l'ho fatta. Come hanno detto. Ve lo dico lo stesso in ogni caso. Qui, come avete visto, richiede molto meno vigore rispetto ai cavalli che abbiamo preso prima, quelli giganti. Ok, allora intanto lo porto a registrare. Lo aggancio e parlo. Qua, dove ti sei cacciato? Eccolo. Dov'è finito il mio cavallo? Completata. In pratica ci ha detto che preferisce che rimanga libero, selvaggio, o che quantomeno venga affidato ad una persona come noi, capace di saperlo accudire. Allora, registriamolo. Parliamo con Les. Bene. Sì, grazie. Eccolo qua. Forza 4, velocità 3, vigore 3, traino 2, carattere selvaggio. Non è male, è abbastanza bilanciato. Non voglio cambiargli il nome, quindi lascerò Pua. Ormai mi ci sono affezionato. Questo stallaggio qui è una filiale, più che uno stallaggio vero e proprio, quindi non può personalizzare i cavalli, non ha tutti i servizi di uno stallaggio normale. Quindi richiamoci in un altro stallaggio, così vi faccio vedere che è possibile personalizzare questo cavallo finalmente. Per personalizzare il cavallo vi basterà parlare con il tizio qua allo stallaggio, cliccando su personalizzo il cavallo. Dopodiché si aprirà un menu con diverse opzioni, tra cui cambio sella, briglie, criniera. Cambio sella, per esempio. Tac. E gli metto questo. Adesso io ne ho pochissime ancora, eh. Oppure cambio criniera. Guardate che spettacolo. Tanta roba. Cambia completamente l'estetica del vostro cavallo. Per sbloccare però questo tipo di personalizzazione qui, dovete aver accumulato abbastanza punti stallaggio. Non tantissimi, in realtà. Non mi ricordo che premio è a livello numerico, forse il quarto o il quinto, non lo so. Comunque, vi basterà accumularne un pochettino, ecco, e poi venire qua e riscattare il vostro premio. Come si ottengono i punti? Portando i cavalli, quindi facendoli registrare, nello specifico, oppure usufruendo di altri servizi dello stallaggio, come la possibilità di dormire pagando 20 rupie, poi vi daranno un punto. Se avete tante rupie, occhiolino occhiolino con qualche glitch magari, potete parlare e dormire costantemente fino ad accumulare tanti tanti punti. Bene. Con questo abbiamo finito, passiamo al prossimo. Ah giusto, dovevo farvi vedere come salire in groppa ad un cavallo se state avendo dei problemi. Allora, scoccate una freccia con un qualcosa di ghiacciato. In questo modo. Andate davanti. E poi pigiate subito il tasto A. Opla. Fatto. Occhio però a non tirargli troppe frecce perché sennò crepa. Il quinto cavallo della lista è il cavallo bianco, se preferite il cavallo di Zelda oppure il cavallo reale, insomma come vi pare. Anche in questo caso, come il cavallo gigante, quello nero, è disponibile soltanto se ancora non lo avete catturato su Breath of the Wild e se quindi non avete i vostri dati salvati. Io anche in questo caso l'avevo già preso su Breath of the Wild, quindi non lo posso riprendere su Tears of the Kingdom, ma come prima vi mostrerò la posizione di tale cavallo. Allora, nord, terre di Akkala, e siamo sopra lo stagno Testa di Morto. La posizione è all'incirca questa e sarà vicino ad altri cavalli, insomma. Quindi, vado qua. Direi che la puntina verde era piuttosto precisa. Ecco il nostro gruppo di cavalli, e tra questi, naturalmente, se non l'avete ancora catturato su Breath of the Wild, ci sarà anche il cavallo bianco. Valgono le stesse cose che vi ho detto prima, quindi occhio al vigore, ne servirà parecchio. E se non riuscite ad avvicinarvi, freccia di ghiaccio e via. Va da sé, una cosa che non vi ho detto, che potete anche utilizzare cibi o pozioni che recuperano vigore mentre state cercando di domare il cavallo. Così che, insomma, possiate addomesticarli senza aver necessariamente tantissimo vigore di base. Una volta addomesticato, lo dovete naturalmente registrare e credo che lo stallaggio più vicino sia questo. Fatto ciò, vado là e ve lo faccio vedere perché l'ho già preso su Breath of the Wild. E il cavallo sarebbe questo, con forza 4, velocità 3, vigore 5, traino 3, carattere selvaggio. Lo prendo. Anche qui possiamo personalizzarlo.
nonostante sia un cavallo unico. Veramente bello. Ricordatevi di fotografarlo perché avrà una voce personalizzata nel compendio e apparirà come cavallo bianco. Il sesto e ultimo cavallo è forse il motivo per cui state guardando questo video e come darvi torto, in effetti è quello più particolare di tutti e sto parlando del cavallo dorato. Per iniziare la missione relativa a questo cavallo dobbiamo innanzitutto recarci qua a nord nelle terre di Ebra, più precisamente allo stallaggio del nevaio. Se avete il sacrario, usatelo. Una volta arrivati qua troverete Pen, che sta parlando con questa ragazzina, insomma. Se non c'è ancora Pen, dovete prima andare alla Gazzetta Quadrifoglia. Iniziate la missione con Pen da lì. Perché esattamente non lo so, ma non credo si possa iniziare questa missione prima. Anzi, se ci venite prima, potreste addirittura trovare il cavallo dorato qua nella stalla e quindi ancora non riuscire a far partire la missione per poi poterlo ottenere. In ogni caso, parliamo. Vi dirà che il cavallo è scomparso, è scappato, insomma, e che è collegato alla principessa Zelda, quindi niente male, giusto? L'unico suggerimento che ci daranno è di andare a nord. E così inizia l'amato cavallo dorato di Zelda. Allora, come per tutti gli altri casi, se avete un sacrario in cielo da cui buttarvi, utilizzatelo perché vi sarà molto utile. Io non ce l'ho. E quindi prenderò un cavallo e andrò al galoppo fino a qua. L'unica cosa a cui dovrete prestare attenzione, oltre che al freddo, è che ci sarà un Griok ghiacciato. Non è necessario ovviamente combattere, però è possibile che parta lo scontro perché, insomma, ci siamo avvicinati troppo alla sua zona. Nessun problema. Continuiamo ad andare avanti. E vedrete che scorgeremo qualcosa di luccicante prima o poi. Eccolo là, visto? Molto bene. Allora, proviamo a buttarci dall'alto. Perché se ci cadete sopra, beh, lo monterete direttamente. Nel dubbio facciamo anche così. Ok. Ah beh, è vero, è freddo, sì. Come non detto, ma equipaggio giusto un pezzo. Dovrebbe bastare, perfetto. Voilà! Preso! Non è servito nemmeno tantissimo vigore, ad essere sinceri. Ok, adesso lo possiamo portare allo stallaggio del nevaio, così completiamo anche la mini sfida e poi lo registriamo. Eccolo qua il Griok, vedete? Mi sta attaccando. In realtà non mi sono avvicinato così tanto, ma vabbè, comunque, non ci deve interessare. Andiamo, scappiamo. Eccolo qua, parliamo nuovamente con loro e siamo a posto. La principessa Zelda mi ha chiesto di trovare qualcuno che possa prendersi cura di questo piccoletto. E quindi ce lo regalerà. Che bello. Otterremo anche le briglie reali. E la sella reale. Niente male. Tessuto della Gazzetta Quadrifoglia. Vabbè, questo ok. Perché abbiamo portato a termine una parte di quella missione lì. L'amato cavallo dorato di Zelda completato. Ok, ora registriamo. Il cavallo ha forza 4, velocità 4, vigore 3, traino 2, carattere docile. Quasi il massimo dell'affetto. Lo chiamerò Shiny. E si può anche personalizzare. Mettiamogli la sella reale. Briglie reali. E guardiamo anche il cambio criniera, anche se credo che lo terrò così, eh. Beh, ce ne sono tante che gli starebbero bene. Ok, perfetto. Ricordatevi anche di fargli una bella foto perché apparirà separatamente nel compendio con il nome di Cavallo Dorato. Bene, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro preferito, se li avevate già trovati tutti e se naturalmente la guida vi è stata utile. E noi ci rivediamo alla prossima.